Ciao a tutti e bentornati. Io sono Carlotta, chef freelance e content creator. I più attenti e affezionati sapranno benissimo che ho una rubrica che si chiama Cucino senza sprechi, una rubrica in cui mi occupo prevalentemente di frutta e verdura e vi do consigli pratici su come utilizzarle e evitare di sprecare parti totalmente commestibili. Negli ultimi mesi mi sono un pochino fermata con questa rubrica perché d'estate la frutta e la verdura si mangia quasi nella sua totalità, quindi non avrebbe avuto senso fare video a riguardo. Però adesso ricominciamo con la frutta e la verdura un pochino più difficile da gestire, tipo cavoli, broccoli, e quindi facciamo un video a tema. Il protagonista di questa puntata di Cucino senza sprechi è uno degli ingredienti più apprezzati durante la stagione autunnale e invernale, il cavolo nero. Molti di voi lo conosceranno, c'è chi lo ama, chi lo odia. Prevalentemente se ne usano le foglie e si tende quasi sempre a scartare i gambi, ma oggi vi faccio vedere come utilizzare tutto e sprecare veramente pochissimo. Prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale qui sotto sul pulsantino. Se poi alla fine del video vi sarà piaciuto, avrete trovato qualcosa di utile, mi raccomando lasciate un commento o un mi piace perché mi aiutate veramente tanto anche a capire cosa farvi vedere qua sul canale. Il cavolo nero appartiene alla famiglia delle brassicacee o crucifere, la stessa di cavolfiori e broccoli per intenderci. È ricco di nutrienti importanti tra cui vitamine C, K, calcio e tante altre ma non sto ad elencarvele. Il cavolo nero è ad oggi considerato un superfood, ma anche egizi e romani lo utilizzavano e lo apprezzavano per le sue qualità. Quasi tutti ne consumano le foglie, ma pochi sanno di poter consumare anche i gambi e ora vi spiego come. Io lo pulisco quasi sempre nello stesso modo, dividendo foglie e gambi perché hanno consistenze diverse e, di conseguenza, cotture diverse. Si può fare a mano, con le forbici o usando un coltello. Vedete voi come siete più comodi e come riuscite a fare meno spreco possibile. Veniamo alle ricette, che sono tre, ma se ne potrebbero fare tante altre. Partiamo dalla più facile, le chips di cavolo nero, famosissime. Prendo le foglie di cavolo nero e le divido in pezzetti grossolani con le mani, le forbici o il coltello. Le metto in una teglia coperta con carta da forno, cospargo con un filo d'olio sopra, sale e un pizzico di zucchero. Un piccolo consiglio, io sto usando olio di conserva dei pomodori secchi alla calabrese, così darò un tocco in più, ma voi potete utilizzare anche del normale extravergine d'oliva. In forno a 180 gradi ventilato per circa 10 minuti o comunque il tempo necessario per farle seccare e tostare. Si conservano croccanti per poco, ahimè, quindi fatele solo al bisogno. Passo al pesto di cavolo nero, che faccio con le parti centrali del gambo, quelle con un po' di foglia attaccata. Le trito abbastanza piccole per facilitare la cottura e ridurre i tempi. Il cavolo nero è molto fibroso, questo trucco aiuta molto. Metto a bollire dell'acqua salata in una pentola e al bollore aggiungo i gambi. Dovrò cuocerli fino a renderli morbidi, quanto basta per poterli frullare. Intanto mi metto avanti e frullo frutta secca e formaggio per completare il pesto. Io trovo che pecorino e nocciole stiano benissimo col cavolo nero, quindi uso questi, ma voi potete scegliere altri ingredienti. Una volta cotti i gambi li metto nel frullatore e li passo per diversi minuti fino a renderli cremosi. Per mantenere un colore bello vivo aggiungo un cubetto di ghiaccio mentre frullo. Unisco poi la frutta secca, il formaggio e un filo d'olio, frullo fino a rendere cremoso e poi ci sono. Trasferisco in un contenitore ermetico oppure in un barattolo. Questo pesto si può usare subito o conservarlo per qualche giorno in frigo o anche qualche settimana in freezer. Io ovviamente l'ho usato subito per uno spaghetto davvero buonissimo. Infine la crema o brodo di cavolo nero. Per farla ripeto lo stesso procedimento del pesto, taglio la parte finale dei gambi a pezzi piccoli e la cuocio in acqua bollente salata fino a renderla morbida. Frullo bene bene e poi passo col setaccio per evitare la fibra che sarebbe troppo fastidiosa da mangiare. Ovviamente non la butto via, ci faccio dei super cracker. La stendo sottile sottile su una teglia in forno a 150 gradi ventilato per 15-20 minuti e poi la spezzetto con le mani. Col brodo di cavolo si può fare un pane, una pasta oppure un super risotto. Basta aggiungerlo verso fine cottura e sentirete che sapore. Per la cottura del risotto e la preparazione in generale vi rimando a un altro video che ho pubblicato qua sul canale perché è più o meno lo stesso. Spero davvero che questo episodio di Cucino senza sprechi vi sia piaciuto, se l'avete trovato utile condividetelo con amici e persone che potrebbero trovarlo utile a loro volta, se vi va lasciate un mi piace o un commento così capirò se devo continuare su questa strada o no e poi noi ci vediamo al prossimo video.